Dottoressa Prantera, lei parlerà di quando la vita volge al tramonto, esperienze di un medico. Esperienze, lei sa, ne ha fatte tante. Sì, è vero. Devo dire che secondo me la mia presenza qui è proprio dovuta al fatto di aver fatto l'oncologo per circa 38 anni e quindi sicuramente ho visto molte persone soffrire e purtroppo, ahimè, morire. Ne ho viste anche tante guarire, quindi lanciamo anche un messaggio di speranza. Un altro messaggio di speranza vorrei lanciarlo dicendo che non ho mai ricevuto una richiesta esplicita di eutanasia, né da parte dei familiari né da parte dei pazienti, probabilmente perché da noi tiene ancora il tessuto sociale e in tutto l'Interland la famiglia sempre presente o comunque una rete di aiuti che possono essere anche amici e conoscenze fa sentire il malato meno solo. E questo è importante perché dalla cura al prendersi cura significa avere anche attenzione non solo per la patologia ma per quello che sta vivendo il paziente. Sì, certo, la persona va seguita un po' a tutto tondo, quindi gli aiuti delle persone che la circondano sono sicuramente fondamentali. Dirò dopo che una cosa che mi ha sempre molto colpito è che le cure palliative dal catechismo della Chiesa Cattolica sono considerate una forma privilegiata di carità disinteressata. Devo dire che anche io in passato, quando non c'era più niente da fare, dicevo ai parenti: non c'è più niente da fare, chiamate il prete. Qualche volta ho detto anche così, ma quando ho scoperto che nel catechismo della Chiesa Cattolica c'era questa attenzione ai malati, è come se avessi un po' fatta mia questa espressione, questa mission. Parlare di cura e prendersi cura significa anche tener conto, ecco, di quello che è stato il suo impegno nell'ambito dell'anestesia, della rianimazione, perché non è un momento semplice per il paziente. Sicuramente ho lavorato in un reparto particolare per tanti anni e ho visto tanta umanità sofferente, da qui l'importanza di curare in un certo modo mettendo al centro il paziente in tutta la sua umanità. I medici cattolici, ecco, hanno organizzato questo convegno di bioetica ed è sicuramente un segnale che ci mette di fronte a che cosa significa avere cura e prendersi cura. Diciamo che non dovremmo fare differenza. Purtroppo in Italia si deve fare differenza tra curare e prendersi cura. Infatti nella mia relazione c'è una pagina in cui può essere sia congiunzione sia verbo. Io credo che assolutamente deve essere verbo, cioè non si può curare senza prendersi cura del paziente, assolutamente.